Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece, devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto. Ma in realtà, noi tutti sappiamo che tu sei con loro e con tutti i sofferenti.